ready for the best. Let's go. Yeah, I said I got this, I'm in it. I'm hella filthy, so I got this, I'm winning. I'm not a quitter, so I'm not fucking quitting. Glory, ma cosa stai facendo? Ma scusa, non dovevamo fare un video workout motivational beast? Ma mica dovevi fare il Q&A oggi? Ah già, hai ragione, anche tu però. Che babbo. Bene, come abbiamo detto, oggi tratterò un Q&A. Primo video sul canale. Ma la situazione è un po' diversa dal solito. Mi trovo in un parchetto, ma sono a testa in giù? Sono a testa in giù in questo momento e non so nemmeno perché. Andiamo a rispondere alle vostre domande, va? Ah, ragazzi, comunque ho inserito un piccolo bonus a fine video, quindi mi raccomando, guardatelo fino in fondo, non perdetevi un minuto perché sarà veramente una figata. Buongiorno ragazzi, finalmente benvenuti in questo nuovo video, primo Q&A qua sul canale, non vedevo l'ora, era già organizzata da tempo questa cosa, però purtroppo non ho avuto modo di farlo perché avevo perso quasi tutte le domande. Comunque rubo due minuti a questo video per ringraziare tutte le persone che hanno interagito appunto con uno dei miei ultimi video, che è stato il full day of eating. Siete stati veramente tantissimi, mi avete sorpreso, il video è andato benissimo, sopra la media, e di ciò vi ringrazio. Ricordatevi sempre di lasciare un like al video, un commento. Specifichiamo che i commenti qua sotto dovranno essere domande che io utilizzerò poi successivamente in un altro Q&A. Però ora partiamo subito, ho qua le vostre domande sul telefono. Prima domanda, Leonardo Cassola, ti ringrazio e ti saluto. Durante questi anni di allenamento che ti hanno portato ad avere il tuo attuale fisico, qual è stato il tipo di allenamento che hai praticato di più? Lavoro con time under tension o puntare sul sovraccarico progressivo oppure sull'affaticamento metabolico? Allora Leo, grazie mille per la domanda. Beh, sinceramente devo dire che io sono passato da un monofrequenza a un multifrequenza in questi due ultimi anni. Sicuramente col multifrequenza, applicato anche grazie all'esperienza che ho avuto in questi anni, ho avuto un risultato decisamente migliore. Però non fraintendiamo, io non demonizzo affatto il monofrequenza, anzi sicuramente questo inverno tornerò a praticarlo. Io sono sempre stato uno stimatore del carico in progressione, basandoci su una serie di set preimpostati. Partiamo con tante ripetizioni, man mano aumento il carico, a scalare appunto le ripetizioni man mano che il peso aumenta. I miei allenamenti si svolgono sempre con un buffer di circa 2 colpi su ogni tipo di esercizio, fondamentale o complementare che sia. Non ho particolari esigenze in questo momento di avere un protocollo così elaborato. In linea di massima quindi ho un aumento di peso costante con il diminuire appunto delle ripetizioni. Leonardo Ceccarelli, seconda domanda, ti ringrazio molto. Potrebbe essere interessante parlare della scarica e ricarica, in particolare l'importanza dell'acqua e del sale. Beh, sicuramente questo argomento sarà molto più importante per me quando arriverò all'ultima settimana prima della gara. Gara che sarà verso settembre, quindi le ultime 2 settimane magari sarò un po' puntiglioso su ciò. È interessante parlare perché comunque sono tecniche che utilizzano i bodybuilder nella peak week, che appunto sarebbe la settimana prima della gara, per massimizzare comunque un risultato che già è al top. Però attenzione, perché non sempre fare questi giochetti, se non si è molto pratici, può darsi che si possa andare anche a rovinare un risultato già ottimo che uno ha. Quindi carico e scarico, sodio, litri di acqua eccetera, è un argomento che non consiglio comunque di affrontare a chi palestra la fa non con una finalità di gara. Consiglio praticamente a tutti di tenersi su un range di litri di acqua e di sale basici. Via con la terza domanda, Lazzafit, ti ringrazio. Mi interesserebbe sapere quali potrebbero essere gli integratori più importanti per l'estate. Sì, insomma, le vitamine che non devono mancare. Col caldo non si scherza, soprattutto chi lavora in ufficio. Vitamine 2, capsule, ora sto facendo un ciclo di fermenti. Ringrazio molto per questa domanda. Devo dire che purtroppo non credo esistano integratori migliori per il periodo estivo o migliori per il periodo invernale. Credo che esistano gli integratori. Io a tutte le persone che mi chiedono consigli, mi domandano eccetera, dico sempre: l'integratore che secondo me non dovrebbe mai mancare a nessuno è un semplice multivitaminico o
in aggiunta anche i sali minerali più importanti. Questo perché purtroppo con le diete che facciamo, con le diete che una persona media porta avanti durante la sua vita, non sempre riesce ad arrivare a tutte le vitamine necessarie, alla percentuale, scusami, necessaria di vitamine o di sali minerali. Quindi un semplice multivitaminico e dei semplici sali minerali credo che possano bastare per qualsiasi tipo di sportivo o persona che segue una dieta media. Integratori per l'estate, integratori per l'inverno, non cambia assolutamente nulla. Qua si parla di integrazione che è identica allo stesso modo sia per l'estate che per l'inverno. Sinceramente non vedo grosse differenze. Quarta domanda, il diario di uno sportivo. Ciao Lorenzo, complimenti per la pagina, per i video editati molto bene. Grande, grandissima, bellissima anche la tua pagina, ti seguo sempre. Ci aggiorni sul programma di allenamento e su come ti senti? In più una domanda bonus, hai mai pensato di strutturare una scheda di allenamento suddividendo gli esercizi per piani? Sei grande. Ora ti ringrazio molto. La tua domanda capita proprio a pennello, anche perché a settembre avrò la mia prima gara e ho cambiato ora il programma allenante. Allora, 5 allenamenti settimanali. In questi 5 allenamenti settimanali ho focus su petto e dorso. Gambe lo tengo una volta alla settimana, anche perché la categoria che andrò a fare sarà categoria Man Physique e quindi le gambe le si tengono coperte col costume. Detto questo, avrò 3 sessioni di petto molto impegnative. In una delle 3 sessioni inserirò anche degli stacchi che ho 2 volte nei 5 giorni. Gambe me ne mangia uno e devo dire che più o meno me la gestisco così, in multifrequenza quindi sempre. Hai mai pensato di strutturare una scheda di allenamento suddividendo gli esercizi per piani? Ti dirò no, non ci ho mai pensato, ma la tua domanda suscita in me un po' di curiosità. E probabilmente magari quando dovrò andare a cambiare la scheda terrò conto di sta cosa, anche perché non è male. Piano orizzontale, piano verticale. Non male, non male, grazie. Passiamo alla prossima domanda. Quinta domanda, Andrea Genovese, ti ringrazio. Ciao Lori, scusami, non avevo visto le storie successive, non ti preoccupare. Ne approfitto ragazzi per lasciarvi qua in schermo il mio nickname su Instagram. Sono veramente attivissimo lì, quindi vi consiglio a tutti di andarmi a seguire se avete Instagram, ovviamente se avete voglia, perché lì spesso faccio un po' il cretino, insomma, vabbè. Qual è il dispendio calorico massimo che si può consumare durante l'allenamento? Ti dirò, non credo esista. Il limite sicuramente sarà dato dalla tua forma fisica, ma soprattutto dal fatto che a una certa credo che le forze ti vengano a mancare, anche perché ti puoi mettere a correre dalla mattina alla sera, dopo un po' il tuo corpo non ce la fa più e credo tu ti debba fermare. Quindi il massimo dispendio calorico credo sia limitato appunto dalla singola persona per quanto riesca a dare in un giorno nel fare mille attività. Quando si corre il rischio di andare in sovrallenamento? Partiamo subito dal fatto che il sovrallenamento è molto difficile da raggiungere e il rischio lo si abbia nel momento in cui noi andiamo a affrontare allenamenti o comunque il nostro corpo va a bruciare così tante calorie rispetto a quante non ne assumiamo. In quel caso il recupero muscolare sarebbe molto danneggiato da questa differenza di calorie introdotte e bruciate, e credo che in quel momento allora si possa iniziare a parlare di sovrallenamento. Però ragazzi, se seguite una dieta decente, mangiate abbastanza senza impazzire a sapere quanto tutto e vi allenate in una maniera modesta, sovrallenamento secondo me è molto molto difficile da accusare, ecco. Passiamo alla prossima domanda. Sesta domanda, molto veloce, Reiti 1985, ti ringrazio. Allora, ciao domanda, volevo sapere da quanti anni che ti alleni, se eri in sovrappeso o avevi qualche disturbo alimentare in passato, grazie, in bocca al lupo per la prep. Da quanti anni che ti alleni? Il mio percorso in breve è stato questo, 16, 17, 18 anni circa, ora non mi ricordo bene, ho iniziato palestra molto ignorantemente tutti i giorni braccia. Poi ho avuto uno stacco dai 18-19, ho fatto 20-21 in cui ho riniziato ad andare in palestra. Ad oggi diciamo che sono 3 anni che pratico palestra proprio a livello serio, però in questi 3 anni ho avuto un'interruzione di percorso di 3 mesi perché mi è uscita una spalla, non vi racconto in che modi, anche perché sarebbe veramente ridicolo. Quindi posso dirti che il mio percorso reale da quando mi è uscita la spalla, praticamente sono rimasto un mese bloccato così e
tutti i guadagni li avevo praticamente perduti. Sono ad oggi 2 anni e qualche mese, insomma, proprio super seri. Ero in sovrappeso, avevo qualche disturbo alimentare in passato, no. Sono sempre stato un ragazzo, diciamo, in forma, ho sempre fatto attività fisica, il corpo ha sempre risposto bene in qualsiasi tipo di contesto, soprattutto da quando ho iniziato la palestra. La genetica che ho sotto mi ha dato una grossa mano, mi ha fatto esplodere. E disturbi alimentari no, non ne ho mai avuti, non sono intollerante a niente e per adesso non ho nessun tipo di problema. Grazie mille per in bocca al lupo e passiamo alla prossima domanda. Settima domanda, Lollo, ti ringrazio, non la sto a leggere tutta, leggo il punto saliente. Allora, per curiosità vorrei sapere se hai mai fatto analisi del sangue per controllare che la dieta che segui sia effettivamente salutare per il tuo fisico, soprattutto per le qualità di proteine. Grazie in anticipo. Allora, devo dire che gli ultimi esami del sangue li ho fatti, se non erro, poco meno di un anno fa. Erano perfetti, l'unica cosa fuori posto erano le transaminasi, il 500% sopra la media, infatti mi sono un po' spaventato, soprattutto mia mamma, ma sono andato dal medico di base appunto a chiedere un attimo spiegazione di ciò, mi ha detto che non c'era assolutamente nulla di cui preoccuparsi, anche perché le transaminasi in uno sportivo sballano parecchio, perché sono prodotte anche nel momento in cui il muscolo presenta una lesione, insomma, se si fa attività fisica per forza di cose credo che quasi tutti dovrebbero averle fuori posto. Bisogna stare attenti comunque alle transaminasi, tenerle d'occhio anche perché riguardano il fegato e produce appunto quando è sotto stress. Detto ciò, il mio medico ha detto di non preoccuparmi assolutamente e sicuramente credo che a breve andrò comunque a rifarli per mie pare personali. Ti ringrazio, passiamo alla prossima domanda. Ottava domanda, Leo, ciao Lorenzo, per te quali sono i 3 esercizi migliori per gli addominali? Sei un grande, continua così, grazie mille. 3 esercizi migliori per gli addominali? No, quelli che preferisco io sì. Primo esercizio, alla sbarra. Presente i video di Jeff Said, a me piace molto fare addome appeso alla sbarra, anche perché è un movimento abbastanza libero e poi sento lavorare molto bene l'addome. Secondo esercizio preferito sono i semplici crunch. Io credo che un esercizio migliore del semplice crunch non esista. Contrazione, espansione massima, non c'è bisogno ragazzi di chiudersi come delle conchiglie, anche perché la contrazione nel primo parte del movimento arriva subito alla massima concentrazione, il movimento aggiunto è solamente, possiamo dire, una tenuta. Terzo esercizio, gli obliqui, quindi magari in piedi, un semplice peso su una delle due mani, non so, andiamo a eseguire degli obliqui così oppure per terra, ci sono mille modi, ma migliori esercizi per gli addominali purtroppo non credo esistano, ce ne sono così tante svariate metodologie per fare addome che nemmeno ti immagini. Comunque se cerchi su internet poi trovi papiri di modalità allenanti per l'addome. Ti ringrazio per la domanda, passiamo alla prossima. Anto Valenti, nona domanda, ti ringrazio. Qual è il tuo muscolo carente e quale preferisci allenare? Sei un grande, ti ringrazio. Allora, secondo me, a mio modesto parere, se devo scegliere tra tutti, il mio muscolo carente credo sia il pettorale, però non tanto sulla parte bassa, ma sulla parte alta. Evidentemente la genetica mi ha dato tanto, ma qui a me non mi si riempie, non capisco perché. Io spingo questo petto, qui rimane vuoto, non capisco perché, mi dovrò impegnare maggiormente. Il mio preferito... Sai che tra petto e dorso ce la giochiamo, ce la giochiamo. Assolutamente non ti dico gambe, anche perché sarei un falso, non mi piace allenare le gambe, però mi danno veramente tanta soddisfazione. Tra petto e dorso siamo lì, tra stacco e panca mi piacciono entrambi veramente tantissimo. Quindi dai, scelgo tutte e due se per te va bene. Ti ringrazio per la domanda, passiamo alla prossima. Decima domanda, gang, ti ringrazio. Ciao Lorenzo, complimenti per il fisico. Volevo chiederti a quanti grammi di carbo stai in definizione e come li ciclizzi. Allora,
In questo preciso momento a livello di carboidrati giornalieri medi sono a 350 grammi. Come li ciclizzo? Bella domanda, anche perché sabato e domenica, giorno di off, quindi rest day, riposo, sono a 200 grammi di carbo. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, giorni on, quindi attivi, vado in palestra, sto su 4 giorni a 350 e un giorno lo tengo a 300. A 350 sto nei giorni in cui vado a allenare il petto. Sono andato a vedermi un paio di ricerche così, che è meglio aumentare un po' l'intake nel momento in cui si va a allenare un muscolo carente che non magari in uno che hai già. In questo caso le gambe, come ho detto, che tengo una volta alla settimana, sto a 300 grammi di carbo. Grazie per la domanda, passiamo alla prossima. Samuele con l'undicesima e ultima domanda, ragazzi, non ce la sto facendo più, mi stanno massacrando le zanzare. Cosa ne pensi della creatina? Ne assumi? Se sì, hai avuto benefici o problematiche? Cosa ne pensi di BCA? Allora, BCA credo che siano uno dei classici da consigliare a tutti. Io in questo momento purtroppo non ne penso niente, perché appunto, come ho detto nel mio ultimo video del full day of eating, la mia integrazione in questo momento è pari a zero, se non per un multivitaminico che consiglio e ripeto a tutti quanti di assumere. Creatina ne assumi? Sì, ne assumevo chiaramente attraverso un pre-workout, però non pulita. È una lama a doppio taglio, perché se assunta in troppe quantità probabilmente va anche a aumentare un po' la ritenzione idrica. Invece la cosa positiva chiaramente della creatina, che tutti sappiamo, è che, ragazzi, voi quando l'assumete in palestra diventiamo dei tori, cioè sale la carica che ti senti di spingere e sollevare il mondo. E creatina sì, la consiglio, però mi raccomando, attenzione con le quantità. Ed eccoci qua, arrivati alla conclusione. Abbiamo terminato questo primo Q&A. Sono veramente contento di averlo fatto, anche perché vi avevo promesso, tra l'altro, che l'avrei dovuto fare. Mi spiace purtroppo per i ragazzi che mi hanno girato le domande, non sono riuscito a farle entrare nel video, però comprendetemi un attimino, tirare fuori un video di 2 ore non avrebbe nemmeno senso, annoierebbe anche un pochino. Le domande quindi che non ho scelto verranno riutilizzate successivamente per un altro question and answer. Se avete voglia, quindi, lasciatemi qua sotto nei commenti una domanda che mi volete fare su qualsiasi argomentazione riguardo il fitness. Non dimenticatevi di lasciare un like a questo video se vi è piaciuto, condividetelo con i vostri amici per aumentare un attimino la mia visibilità. Detto questo, se ne sta pure andando via il sole, qua abbiamo una fame da lupi, c'è il cameraman che mi mangerebbe vivo se non va a casa. Questo video termina qui, spero che vi sia piaciuto, vi ringrazio ancora per il full day of eating che è andato benissimo e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao.